Ciao a tutti amici di eximarble.com. In questo video andremo ad analizzare l'illuminazione a LED della Tesoro Lobera Supreme. Vi possiamo dire che la Tesoro Lobera Supreme è dotata di un'illuminazione multicolor RGB a 5 livelli e ha possibilità di eseguire 5 profili distinti di colore. Procediamo dunque all'analisi dell'illuminazione. Per prima cosa ricordiamo che ogni profilo ha la possibilità di essere settato in 5 differenti retroilluminazioni. Al momento abbiamo il profilo standard senza nessuna illuminazione. Ora, tramite il tasto funzione più il tasto numerico 8, avremo la possibilità di iniziare ad attivare l'illuminazione per il profilo selezionato. In questo caso abbiamo attivato un'illuminazione completa con un retroilluminazione, diciamo, abbastanza accettabile. Tramite sempre la pressione del tasto funzione più il tasto numerico 8 abbiamo la possibilità di eseguire un altro livello di illuminazione. Premendolo ancora una volta abbiamo la possibilità di rendere la tastiera con un effetto illuminazione pulsante. Infatti, come possiamo vedere, adesso la tastiera si spegnerà quasi e si riaccenderà. Ancora, sempre tramite il tasto funzione, il tasto 8, abbiamo la possibilità di attivare l'illuminazione soltanto su alcuni tasti, come i tasti WASD e le freccette o i tasti profilo. Inoltre, sempre premendo il tasto funzione più il tasto 8, possiamo cambiare ancora una volta l'illuminazione. Questa operazione la possiamo effettuare per i 5 profili che la Tesoro Lobera Supreme ci mette a disposizione. In questo caso abbiamo il profilo con la colorazione viola. Facciamo vedere anche gli altri profili che ci basterà cliccare il tasto sempre funzione più un tasto tra F8 ad F12. In questo caso andiamo a premere F9 e passiamo all'illuminazione rossa. Ora, premendo il tasto funzione e il tasto numerico 2, torniamo ai precedenti stadi di retroilluminazione. Ora, premendo il tasto funzione e il tasto F10, attiveremo il profilo numero 3, che ha una retroilluminazione bianca. Tasto funzione più F11, una retroilluminazione verde. Tasto funzione, tasto F12, una retroilluminazione gialla. La Tesoro Lobera Supreme ci mette anche a disposizione un completo loop dei colori disponibili sulla tastiera. Ci basterà quindi aprire il software di gestione sul computer, andare nella freccetta sulla destra e selezionare Color Loop. Una volta che avremo dato l'ok, vedremo la nostra tastiera illuminarsi di varie colorazioni. Man mano la tastiera si spegnerà prima e poi si riaccenderà. Questo ci permetterà dunque di variare l'illuminazione ed avere un color loop che magari ci sarà molto utile o sarà comunque abbastanza gradevole durante delle sessioni di gioco notturne. Inoltre, sempre tramite il pannello di gestione della tastiera che abbiamo visto nel corso di questa recensione, abbiamo la possibilità di selezionare i vari colori che ci interessano tra una vastissima gamma presente di colori. Quindi sono circa 16,8 milioni di colori. Non ci resta altro che scegliere il nostro colore ed attivare il profilo selezionato per goderci appieno la nostra Tesoro Lobrim. Spero che il video sia piaciuto e che l'illuminazione della Tesoro Lobrim vi piaccia. Un saluto, staff.